Luciano Giovannetti agiva nel silenzio, di nascosto, non cercava la visibilità, anzi la schivava. Il suo tratto più distintivo era fare del bene in silenzio. Arezzo ha salutato con una cerimonia in Duomo Monsignor Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole, avrebbe compiuto 90 anni a luglio. La scelta di entrare in seminario dopo l'uccisione del suo parroco Donald Cidelazzeri nella strage nazifascista di Civitella in Valdichiana, paese di origine. Al momento della rappresaglia, durante la Santa Messa, Giovannetti era solo un chierichetto di 10 anni. Donald Cide offrì la sua vita in cambio di quella dei suoi parrocchiani, ma non fu ascoltato. Giovannetti è scomparso proprio il 29 giugno, giorno in cui ricorrevano gli 80 anni dalla strage. Lui era riuscito a scappare, forse non gli avrebbero fatto niente perché aveva 10 anni, ma comunque era riuscito a scappare. Ecco, a 80 anni da questo tristissimo episodio, lui lascia la vita terrena. Forse è un segno della vita, un segno del Signore. Il suo ministero, prima presbiteriale, poi episcopale, è stato sempre nella ricerca della pace e nel sostegno alle popolazioni martoriate dalle guerre. Fu lui, oltre 25 anni fa, a fondare la Fondazione Giovanni Paolo II per aiutare i cristiani in Medio Oriente. Di aiutarli cercando di costruire ospedali, scuole, ecco, specialmente scuole per bambini, l'infanzia, perché questi venissero indirizzati nella vita, e nella vita quella che è giusta, quella che lui riteneva giusta, che è quella di Cristo. Per me lui è tra quei tanti santi che sono oggi sconosciuti alla Chiesa. Lui è senz'altro in paradiso, perché se non fosse così, oh, miei cari, è senz'altro nella gloria che ci guarda. E forse, come ieri sera un vescovo mi ha detto, guarda che da lassù lui ci sta prendendo tutti in giro. Mi ha detto, sì, che è questo per cercare di farmi gioire, di farmi essere meno triste.